Ciao a tutte e tutti, io sono Silvia Goggi, sono un medico specialista in scienza dell'alimentazione e stamattina Essere Animali mi aspetta per girare alcuni video da caricare sul loro canale YouTube. Quello che non sanno è che io aprirò il loro frigo, beh questo lo faccio sempre per prendermi qualche snack, e giudicherò le loro schiscette, che a Milano significa il pasto portato da casa, in occasione della settimana veg, ovvero quella settimana dal 12 al 18 giugno dove si prova tutti insieme a mangiare vegetale, così che ancora chi non lo fa possa provare. Andiamo a fargli questa brutta sorpresa. Andiamo per le scale. Permesso. Ciao. Ehi, ci sono. Ciao. Ciao, ciao Brenda. Ciao. Pronta? Pronta. Per questa settimana veg? Sei carica? Sei carica. Sì, carichissima. Senti, io sono venuta oggi a fare i video che mi hai chiesto, ma ci sarà un video extra. La mia idea è questa: entrare nella loro cucina, aprire il frigo e giudicare le loro schiscette per vedere se rispettano le regole di una sana alimentazione vegetale. Diciamo che c'è qualche piccola accortezza da tenere presente, come per esempio assicurarsi sufficienti fonti di calcio, assicurare i cibi vegetali proteici più volte al giorno. Vediamo come andrà. Io aprirò il vostro frigo e giudicherò quello che avete portato da mangiare oggi. Molto bene. Ok. No, vabbè, io non me l'aspettavo questa sorpresina di Silvia. Quando sono entrata ho visto un'ondata di panico. Ero lì in ufficio, vedo entrare la Goggi. Silvia Goggi è tipo la dea della nutrizione vegan. E ha detto: oggi giudicherò le vostre schiscette. Proprio oggi che praticamente avevo preparato una merda. Si può dire? Essere sottoposti al giudizio di Silvia Goggi non è facile. È una bella sfida. Non capita tutti i giorni. First reaction shock. Ecco, io ero tranquilla perché per fortuna aveva cucinato Claudio oggi per entrambi. Non ho avuto nessuna paura in realtà di Silvia. Sapevo oggi di aver portato qualcosa che comprendeva un po' tutti i gruppi alimentari e soprattutto i legumi, e so benissimo che Silvia è una fan dei legumi. Dai, allora ti accompagno a vedere il nostro frigo. Sono proprio curiosa, guarda. Aiuto. Eccoci. Eccoci. Allora, anzi, prima di aprire il frigo facciamo un pochino di teoria. Il pasto che si porta al lavoro dovrebbe contenere almeno, proprio base per essere promossi, due gruppi alimentari, cioè quello dei cereali e quello della verdura, proprio per essere considerato un pasto sufficiente. E voi direte: e le proteine, i cibi vegetali proteici? Noi non sappiamo quanto vengono consumati a colazione e a cena, quindi su questo mi asterrò dal giudicare. Se siamo in mensa e siamo costretti a mangiare pasta al pomodoro e insalata, fatto per 4 anni quando ero in ospedale, pazienza. Ok, lo dobbiamo accettare e magari sposteremo il gruppo alimentare dei cibi proteici a colazione e a cena, magari a merenda. Ma se ci possiamo portare un pasto da casa, sarebbe bello insomma che ci fossero. Per mangiare bene nel corso della giornata noi dobbiamo consumare tutti i gruppi alimentari vegetali nelle giuste proporzioni, quindi non solo mettere la crocetta ma anche che siano in proporzioni corrette. Pianificare bene il nostro pranzo ci aiuta. Secondo me ce la caviamo abbastanza bene. Okay. Qualcuno è top, qualcuno un po' meno, però direi che ci siamo. Sono curiosa. Cominciamo da questa che già mi piace, che ha una salsina, si vede qui, che sembra fatta a base di tahina allungata con acqua, e in questa confezione nera cosa ci sarà? Vediamo. Allora, qui abbiamo un'insalata. Vediamo che la verdura è il gruppo alimentare più rappresentato molto bene. Questo dovrebbe essere in ogni pasto. Vediamo dei legumi, dei cetriolini. Mamma mia, che fame a quest'ora. Mi chiedo se ci sia anche una fonte di cereali. Ma direi di sì. Per esempio, quel pane, secondo me, appartiene a questa schiscetta. Non so di chi sia, ma mi piace. Condire l'insalata con la tahina è un ottimo trucco per aumentare il proprio apporto di calcio e comunque per consumare il gruppo alimentare della frutta secca e dei semi oleosi. Ma vediamo poi questa. Anche lo spritz? Veramente? No? Dai! Una mousse al cioccolato e un mix di riso e patate. Qui proprio purtroppo non ci siamo. Magari questa persona mangerà tantissime verdure a cena e le mangia anche a merenda, quindi per carità compensa. Però così, senza sapere né leggere né scrivere e chi è questa schiscetta, per me è un no. L'alcol è anche vegano, però ecco, purtroppo è una sostanza tossica, psicotropa, cancerogena, che dà dipendenza, e quindi non mi sento di lasciarlo passare per un pranzo. Però vabbè. Il mio consiglio quando preparate
il pasto da portare al lavoro è quello di valutare nell'insieme di quella giornata che altre occasioni avrete per mangiare tutti i gruppi alimentari vegetali, così da far sì che il vostro pranzo conti e che non sia solo qualcosa che vi riempie e che lo ingoiate magari davanti al computer senza fare neanche una pausa, ma che sia qualcosa che vi nutra. Bella questa, bella. Quinoa, quindi un cereale integrale diverso dal solito, molto bene, c'è anche la quinoa italiana per chi lo chiedesse, ceci, pomodori, rucola, secondo me ci potrebbe essere una salsina con della rapaina anche qui, quindi ottimo, super promosso, un sacchettino con delle mandorle, della frutta e dell'altra frutta. Abbiamo cereali, legumi, verdure, frutta e frutta secca, barra semioleose, seconda che ci sia o meno la taina qui dentro. Avrei aumentato un pochino la quota di verdure, ma ho apprezzato che ha portato dietro due tipi diversi di frutta, perché non consumare abbastanza frutta è un errore molto comune. Questa invece abbiamo una mela, del riso con verdure, non mi sembra di vedere legumi, ci ha provato, ci fossero stati molti più asparagi o magari anche delle, non lo so, delle carote tagliate in un altro barattolo, sarebbe stato un pasto sufficiente, rimandato a settembre. Allora, questa è una schiscetta, un po' diciamo fai da te, perché abbiamo della frutta, un limone che presumo venga spruzzato poi sugli altri alimenti, molto bene perché così si aumenta l'assorbimento del ferro. Poi abbiamo della rucola, se viene consumata tutta questa ecco che comincia a essere una quantità di verdura sufficiente per un pasto. Un vasetto di ceci, diciamo che per esempio questa quantità, circa 240 grammi al netto dell'acqua, da sola è sufficiente per dire oggi ho mangiato il mio gruppo alimentare dei cibi proteici, quindi se una persona ne tollera tutti insieme queste quantità, perché ci sono persone che magari preferiscono frazionarle un po' pranzo, un po' cena, per me ci siamo. Ora, non so se è previsto del pane, magari che non vediamo, però se così non fosse, innanzitutto come fai a mangiare una bella insalatona di rucola senza pane? Ma poi il pasto sarebbe incompleto, perché mancherebbe questo gruppo alimentare. Mi riservo di chiedere alla persona se era previsto anche il pane, dei cracker, o magari dei cereali cotti da qualche parte. Le ho viste tutte e un'idea me la sono fatta. C'è stato un lieve spareggio, secondo me, tra due, ma ho deciso qual è la schiscetta migliore. Hanno studiato, i ragazzi, devo dire, hanno studiato, e si vede da alcune piccole cose, come un cereale un po' diverso dal solito, oppure il limone da spremere sul cibo per assorbire meglio il ferro, però ci sono alcune cose che vanno proprio migliorate. Insomma, il nostro frigo è un po' disordinato, però a parte una lattina di spritz che non so come sia finita lì dentro e un hamburger un po' andato a male che non faremo vedere, diciamo che il resto è tutto ok. Brenda, vado un attimo di là a prepararmi e poi vi dico. Ok. Vi ho convocati qui per dire qual è la schiscetta migliore. Io non so a che nome corrispondono le schiscette che adesso abbiamo messo sul tavolo, però vi dirò il mio insindacabile giudizio riguardo a chi è il vincitore o la vincitrice. Ma prima di annunciare il vincitore o la vincitrice, diciamo qual è la schiscetta peggiore. Allora, si faccia avanti il proprietario e la proprietaria della schiscetta con soli riso e patate, dove non c'è neanche un accenno di verdure. Cioè, riso e patate è buono, non ho capito questo shaming. Ogni tanto uno si deve pure coccolare, no? Lorenzo, mi dispiace, devi lasciare la cucina di essere animali. Togliti il grembiule. È stata un'esperienza intensa, mi ha insegnato molto, mi ha dato molto. Mi porterò dietro l'amore di tutte le colleghe e colleghi. E adesso che me ne devo andare... Ma no, aspetta, non me ne devo andare. E adesso invece decretiamo la schiscetta vincitrice. Quella con la quinoa, i pomodori, la rucola, i ceci, la frutta e la frutta secca! No, non ci potevo credere, cioè ho detto mio Dio, veramente, wow, evviva! Congratulazioni, era leggermente in competizione con quella con l'insalata, però diciamo che hai dato un tocco in più, perché i cereali in chicco più li vari, più apporti nutrienti, quindi congratulazioni e complimenti per aver portato anche degli piccoli snack durante la giornata. Yeah, bravo.
Ho vinto, credo, la gloria a questo punto, direi. Avrei potuto forse barattare tipo una cena con la dottoressa Goggi. Alla fine niente, ho vinto la gloria e la stima eterna di tutti i miei colleghi. Per la vittoria non mi aspettavo che vincesse Cecilia, ma più che altro perché nel nostro ufficio ci sono tante persone che sanno cucinare bene, che portano sempre delle schiscette fantastiche, quindi c'era competizione. Invece su chi ha perso, ecco, diciamo che un po' me l'aspettavo, però non diteglielo. Ho apprezzato la schiscetta con la rucola, il limone e i legumi. Immaginavo fosse tua, perché so che ti piace la rucola. Sì, ho un problema con la rucola. Tutte le persone che mi conoscono, se mi vogliono fare un regalo, mi portano un sacchetto di rucola che io mangio come se fossero patatine. Ma con i cereali, quindi purtroppo non è un pasto sufficiente, è un pasto che ti potrebbe portare ad avere un sacco di fame a metà pomeriggio. Però la rucola ha anche tanti lati positivi. Ho apprezzato però il limone per aumentare l'assorbimento del ferro e tutta quella rucola per un sacco di calcio, quindi quello ho apprezzato. Quindi insomma, cioè, io non vedo problemi. Ho apprezzato lo sforzo del riso con gli asparagi, di chi è? Ieri sera non ho avuto tempo di dedicarmi alla mia schiscetta, quindi ho portato solo un risotto molto semplice. Quella verdura non è sufficiente per dire ho mangiato la verdura in questo pasto. Sapevo già che non avrei mai vinto e che l'avrebbe giudicata male, che altro. E ho molto apprezzato invece, Claudio, il tuo condimento con la tahina, sempre per l'apporto di calcio. Mi dispiace che Silvia non abbia giudicato anche i miei snack e la mia frutta, che in realtà avevo tenuto da un'altra parte, non era nel frigo. Mi fa pensare che era un po' truccata, diciamo, la votazione. Non avendo visto i tuoi snack, non sapendo insomma quanta frutta e se l'avresti mangiata, non mi sono sentita di darti il primo posto, però hai vinto il secondo. Sono contento. Per chi ha vinto, sono fiero del mio secondo posto. È stato molto divertente giudicare le schiscette dei ragazzi di Essere Animali, perché è una cosa che faccio ogni giorno con i miei pazienti, ovviamente ascoltare quello che mangiano e dare loro dei consigli per migliorare. Farlo a sorpresa invece che in modo preparato, devo dire, è stato molto divertente. In media porto sempre qualcosa che comprenda legumi, cereali e verdure, però ovviamente ci sono le giornate in cui o non riesco a cucinarmi, non riesco a portarmi nulla e mi arrangio anche con qualcosa di pronto preso al supermercato qua vicino. Quando arriva l'estate mi piace anche di più magari cercare delle cose nuove, farmi ispirare, perché sennò se almeno nel cibo non troviamo una gioia, dove la troviamo? Grazie a tutti per essere sottoposti al mio giudizio e spero insomma che vi serva come spunto, piccolo spunto, per avere delle schiscette laddove magari c'è qualcosa da correggere un pochino migliori. Quindi adesso, visto che si è fatto ora di pranzo, potete pure mangiare e vi auguro buon appetito. Grazie. Vi ricordo che dal 12 al 18 giugno 2023 c'è la settimana VEG, una settimana in cui, con l'aiuto di Essere Animali e di creator come Anna Panna e Cucina Botanica, che con le loro ricette vi accompagneranno in questa settimana, si prova a mangiare vegetale. Io vi fornirò i consigli nutrizionali necessari, li troverete in un ebook insieme alle ricette e a un menu da seguire, che vi verrà inviato dopo che vi sarete iscritti su www.settimanaveg.it. Quindi fatelo subito, che tanto è gratis.